parlando, e magari però di attaccare il vostro microfono solo quando dovete intervenire per evitare interferenze e rumori. E alla fine del corso rientrerò per spiegarvi come fare il test ECM. Basterà chiudere questa finestra e avrete 3 giorni per effettuare il test, che si intende superato col 75% delle risposte esatte, siano fino a 5 tentativi. Potete anche scaricare l'attestato di partecipazione del webinar odierno direttamente online dopo aver effettuato il test di qualità percepita. Lascio la parola agli organizzatori, vi ringrazio. Per qualsiasi necessità e assistenza potete chiamare i nostri numeri, abbiamo 3 persone dedicate in ufficio a disposizione. Buon pomeriggio e buon webinar. Bene, Federica, grazie, buon pomeriggio a tutti e con piacere che apro questo webinar dedicato al dolore oncologico, che è un evento importantissimo per i nostri pazienti e molto trascurato spesso, non sempre, dagli oncologi medici. Abbiamo un parterre de rois di relatori molto importanti, molto puntati sulla materia, per cui ringrazio Grazia Armento, Ardi Pambucu e Carla Ida Ripamonti, che mi permetto di salutare personalmente perché è proprio una colonna di questo, una colonna storica, si può dire, Carla, di questo tipo di trattamento. Franco Perrone si scusa ma non può essere qui con noi. Questo evento è un ECM con il contributo non condizionante di Mundipharma, ma soprattutto in diretta e poi in differita su IOM TV, il che vuol dire che può essere visto da tutti anche in tempi diversi da questi che magari non sono compatibili per una giornata di lavoro normale. Chi ancora non insegue il canale YouTube di IOM, che si chiama IOM TV, non è un social, vada su Google, vada su YouTube, cerchi IOM TV, a destra c'è scritto segui, si clicca e non vi succede nulla, non vi arriva notifica, non succede nulla, però quando aprite poi YouTube avete tutti i dati e tutte le cose che mettiamo come IOM su quel canale. Detto ciò, do la parola con piacere a Nicola Laverde e a Emiliano Tamburrini. Inverto i relatori per il genere, prima Nicola, perché nonostante le differenze di genere non esistano più, almeno in IOM, io rimango un gentiluomo del Sud per cui parlano prima le signore, e so che Emiliano è d'accordo con me, quindi Nicola e Emiliano, per tutto, vi ascolto per un po' e poi vi lascio. Grazie e buon lavoro. Bene, buonasera a tutti e grazie al professor Cinieri per il graditissimo invito, è sempre un piacere appunto partecipare agli eventi IOM. Sono Nicola Laverde, sono il direttore dell'oncologia dell'ospedale Sacco di Milano, e un saluto Emiliano, a cui passo la parola per introdurre i nostri relatori, prego. Grazie Nicola e grazie al nostro presidente e grazie anche ad IOM per aver pensato al dolore con questa iniziativa. Io i saluti anche del gruppo delle linee guida italiane, che in questi anni ha cercato di fare un difficile lavoro per cucire il mondo oncologico col mondo delle cure palliative, gruppo prima coordinato da Marco Maltoni e poi da Augusto Caraceni. Vi porto i loro saluti, non vi faccio perdere altro tempo, introduciamo subito la dottoressa Armento che ci parlerà di strategia di gestione del dolore oncologico. Vai, grazie. Grazie mille Emiliano, grazie mille Nicola e grazie mille Saverio per l'introduzione. Sono Grazia Armento e sono un'oncologa prima, palliativista poi, e mi occupo nella mia pratica clinica quotidiana di pazienti complessi, soprattutto da un punto di vista del cancer pain, sia in che out of therapy. Comincio questo brevissimo excursus sulle novità farmacologiche partendo da un dato abbastanza crudo, ovvero una meta-analisi del 2007 ci porta questi dati in alto a sinistra di prevalenza, ovvero il 60% di pazienti in therapy e il 33% di pazienti long survivors riportavano dolore oncologico. L'update della stessa meta-analisi purtroppo ci riporta gli stessi dati a distanza di 10 anni. Sulla destra abbiamo dei nostri dati non pubblicati di uno studio multicentrico in cui vediamo un dato ancora più crudo, ovvero i pazienti in regime di simultaneous care e palliative care che accedono in centri che portano avanti questo genere di terapie, in realtà ha una prevalenza del dolore oncologico del 90%.
Il dato è ancora più sconfortante se pensiamo che il 25% dei pazienti oncologici muore con un dolore oncologico ancora non controllato. Ma è tutto dolore disease related? È tutto suffering related? Ne siamo proprio certi? O c'è qualcosa che a noi clinici ancora sta sfuggendo? Sicuramente la legge 38, di cui noi italiani andiamo orgogliosissimi, ha ancora alcune applicazioni neglette. Pensiamo agli ambulatori di simultaneous care che fanno ancora fatica ad essere monetizzati, ma sicuramente ha reso molto più semplice la prescrizione degli oppiacei. Nonostante ciò, in realtà l'aderenza alle linee guida, soprattutto per il dolore oncologico, è ancora lontana dall'essere al 100%, soprattutto nella popolazione di chi non dedica la maggior parte della propria attività clinica al trattamento dei pazienti con dolore oncologico. E allora, quale farmaco realmente scegliere, soprattutto nell'ambito delle novità farmacologiche che sto per presentare? Sicuramente è un equilibrio tra efficacia e sicurezza. Possiamo prendere in considerazione tutte le linee guida che vogliamo, dall'IOM all'ESMO alle linee guida NCCN recentemente aggiornate nel 2022, ma tutte affondano le loro radici nella certezza granitica della scala dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a 3 gradini. E vediamo quindi quali sono le novità farmacologiche all'interno di ogni gradino. Partiamo dal primo gradino, ovvero dai FANS. È sicuramente la molecola più abusata, ma è la molecola più abusata perché obiettivamente l'efficacia c'è. Il problema, ecco, come dice questo del Delfiround, ma in realtà c'è fior fiore di letteratura, è che in realtà nel dolore oncologico i FANS hanno ancora bisogno non tanto di formazione ma proprio di evidenze di letterature con alta e con positiva forte. Per cui qual è il problema? Sicuramente non devo spiegare a nessuno come agiscono gli NSAIDs, ma qual è il problema reale? Sono gli effetti collaterali, in particolar modo l'ulcerogenicità e l'insufficienza renale. Qual è la novità farmacologica? La novità farmacologica sta proprio nel riposizionare probabilmente i FANS, non tanto come primo gradino, quindi prima battuta nel dolore oncologico, ma probabilmente sarebbe molto più utile riposizionare come adiuvanti, oppure, e questo è il nuovissimo filone di ricerca che sta andando molto di moda nel campo dell'infiammazione, è proprio la modifica del farmaco, ovvero rivolgendosi ai prodrugs. Tanto è vero che i profarmaci, a differenza dei FANS puri, hanno un potere di ulcerogenicità molto inferiore rispetto poi ai loro genitori farmaci veri e propri. Per quanto riguarda gli adiuvanti, linee guida MASC o meno, sarò un po' provocatoria, ma probabilmente il filone di ricerca più cospicuo negli ultimi 5 anni sono sicuramente i cannabinoidi, che per le loro caratteristiche particolarissime non possono essere inseriti in nessuno dei 3 gradini, ma in realtà, e lo dico veramente provocatoriamente, possono essere davvero ubiquitari. Sicuramente la loro storia è antichissima. Focalizziamoci un po' sul primo gradino e sul potere antinfiammatorio. Sicuramente il loro potere antinfiammatorio è conosciuto già da 4.000 anni fa, ma in realtà tutto il filone di ricerca si estende negli ultimissimi anni e questa midline lo possiamo vedere. Già negli anni 70 si era compreso come in realtà la particolarità dei cannabinoidi rispetto ai FANS è che erano in grado, in modelli preclinici di infiammazione, di trattare delle infiammazioni differenti rispetto a quello che erano trattate dai FANS. Quindi in realtà, anche se agiscono in un crosstalk col sistema delle prostaglandine come fanno i FANS, in realtà rispondono a delle infiammazioni differenti, con il vantaggio però che sono privi degli effetti collaterali che sono tipici dei FANS. Il paracetamolo, molecola vecchissima che in realtà in maniera canonica viene utilizzato più come antipiretico, ma in realtà la novità sta proprio nel fatto che in modelli preclinici si sta comprendendo come il paracetamolo è una molecola meravigliosa perché agisce su tanti recettori, non tanto a livello periferico ma anche a livello centrale, e anche qui i recettori dei cannabinoidi la fanno un po' da padrona. Pensiamo per esempio al paracetamolo come a livello centrale
centrale, aumenti tantissimo il livello di anandamide, che è un cannabinoide endogeno, per cui esplica il potere antalgico, ma più che come primo gradino capiamo come in realtà con tutti questi recettori che vediamo soprattutto a livello della corteccia può essere in realtà un potente adiuvante. Nel dolore neuropatico non voglio togliere lo spazio al collega che mi seguirà, ma anche qui i cannabinoidi, poiché abbiamo tanti recettori sulle fibre a delta, che sono quelle in realtà presenti nella cute e che poi veicolano in realtà il complesso sindromico del dolore neuropatico, vediamo come i cannabinoidi, più che essere pensati come degli antalgici tout court, in realtà sarebbe più utile pensarli come degli adiuvanti. Ultimo focus sui cannabinoidi, convivenza con gli oppiacei forti, sì certo, soprattutto per le sparing effect, ovvero, e ne parlerà la dottoressa Rivamonti, come possiamo cercare di combattere gli effetti collaterali anche diminuendo il dosaggio degli oppiacei forti, e su questo i cannabinoidi ci vengono in aiuto, in quanto, come vediamo, a differenza della presenza dei recettori recettori mu che sono presenti nel tronco encefalico, vediamo come in viola sono assolutamente assenti i recettori per i cannabinoidi nel tronco encefalico, quindi andando lontano da quella paura che c'è sulla depressione respiratoria, proprio perché lontani dai centri driver, dei centri del respiro. Per quanto riguarda gli oppiacei deboli, in realtà le novità farmacologiche sono veramente poche, tranne per il fatto che la codeina ha perso l'indicazione nel dolore oncologico pediatrico. In realtà, e qui abbiamo la rappresentante dottoressa Rivamonti di questo articolo, che ci sembra ovvio nella pratica clinica, ma finalmente sappiamo come piccoli dosaggi di oppiacei forti, ovvero al di sotto del 60 mg di morfina equivalente, sono superiori agli oppiacei deboli nel trattamento del dolore moderato. Salto del secondo gradino? Sì, assolutamente, siamo autorizzati anche nel dolore moderato. Per quanto riguarda gli oppiacei forti, mi sento di spendere una parola per l'idromorfone, che pensavamo essere una molecola abbandonata all'interno della nostra pratica clinica, probabilmente dovuta anche un po' alla sua tecnologia tira e molla, ovvero avevamo queste compresse bellissime da pensare che contenevano all'interno l'idromorfone e che una volta che entrava l'acqua per osmosi all'interno del tubo intestinale rilasciavano la molecola. Però c'erano delle differenze di analgesia non tanto interpaziente ma anche intrapaziente, perché la cinetica della molecola era fortemente influenzata da questa tecnologia a tira e molla. Ma perché ci piace così tanto l'idromorfone? Probabilmente perché i suoi metaboliti, che sono inattivi, abbassano drasticamente l'impatto degli effetti collaterali. Quindi qual è la novità? In realtà sono in corso i disegni di studi per riportare anche in Italia delle formulazioni già presenti in 45 paesi nel mondo, ovvero le compresse immediate release, compresse a lungo rilascio e fiale per utilizzo intratecale, dove l'idromorfone è veramente efficace. NMDA antagonisti, il metadone, in realtà è una molecola che è vecchissima sicuramente, ci piace moltissimo per la sua altissima attività intrinseca, per cui è necessario occupare molto meno recettori rispetto alla morfina per ottenere lo stesso effetto antalgico, quindi ci piace moltissimo in quei pazienti che rischiano di sviluppare tolleranza. In più, poiché agiscono sull'N-metil di aspartato, che è alla base, e lo dirà il collega che mi seguirà, del dolore neuropatico, in realtà ci piace tantissimo per i pazienti che rischiano di sviluppare iperalgesia. È sicuramente difficile da convertire, indubbiamente, in mani esperte, indubbiamente, la conversione ci serve tantissimo, e la novità è che l'arrivo in commercio delle compresse, che sicuramente al momento attuale sono approvate per le terapie di disossefazione, ma abbiamo buoni motivi per pensare che potranno essere utilizzate anche nel cancer pain. Parto dal metadone perché è, diciamo, la molecola che ci piace di più da pensare nell'opioid switching, e vi porto un pochettino un esempio della nostra pratica clinica, dove abbiamo i nostri 10 combattamenti e sfruttiamo tantissimo l'opioid switching laddove abbiamo dei black draft, ovvero dei sintomi assolutamente disinibiti all'accoglienza, che non riusciamo a trasformare in white draft, e la maggior parte delle volte il cavaliere nero è proprio il dolore.
grande è che non riusciamo a trattare il dolore nonostante degli incrementi dell'analgesico oppiaceo, soprattutto forte, in presenza di pain modulators. Quindi messaggio da portare a casa, anche se non è una novità farmacologica, ma utilizzare in maniera rutinaria lo screening dei pain modulators, ovvero il chemical coping, ansia e depressione, spiritual distress e alterazioni di tipo cognitivo. Quindi la personalizzazione del trattamento è veramente possibile. A proposito di personalizzazione, capiamo quanto è importante la farmacoetnia, che influenza moltissimo il disegno dello studio, degli studi, soprattutto nella terapia del dolore. La farmacoetnia è sicuramente influenzata da fattori ambientali, ma sicuramente influenzata da fattori genetici. Non è sicuramente una novità farmacologica, ma è una novità farmacoscientifica. Ci sono alcuni autori che stressano il concetto che prima di cominciare una terapia antalgica a base di oppiacei in pazienti oncologici andrebbe fatto anche uno screening genetico. E questo perché, vi riporto solamente un esempio nel quadratino a sinistra, sappiamo come i pazienti eterozigoti COMT hanno bisogno di dosaggi di morfina estremamente inferiori rispetto ai loro amici omozigoti, e questo in più viene influenzato, e qui siamo modernissimi, dalla gender medicine, perché sappiamo che anche se abbiamo pazienti che hanno la stessa mutazione omozigote, in realtà le influenze degli ormoni sessuali hanno un'influenza sull'espressione proteica di queste mutazioni anche in presenza di omozigote. Quindi capiamo quanto è complessa l'interazione tra gender medicine e farmacogenetica quando andiamo a scegliere un farmaco, soprattutto se pensiamo alle reazioni avverse ai farmaci, che sono influenzate sicuramente dalle differenze genetiche, ma anche dalle drug-drug interaction. Soprattutto, questa è una foto del mese scorso, se andando a casa di un paziente che in simultaneo scare fa immunoterapia, ci ritroviamo di fronte a tutto questo complesso di farmaci. Per cui questa è una review, ma ce ne sono tantissime di case series e case report in cui comprendiamo come le reazioni avverse ai farmaci in realtà non sono gli imputati i poveri oppiacei, ma in realtà è tutto il complesso di farmaci e delle differenze interpaziente, ambientale e genetiche che ci devono pensare a far personalizzare il più possibile la terapia per il paziente, altrimenti il risultato sarà questa vignetta: il paziente preferisce tenersi il dolore e avrà una bassissima compliance. Mi avvio alla conclusione. Qual è il prossimo futuro? In realtà i recettori e le vie di segnale che vengono studiate a livello preclinico sono tantissime. Mi soffermo solamente sugli anticorpi e, per pubblicità personale, anche su algoritmi di intelligenza artificiale. Gli anticorpi, in particolar modo, lo dirà il collega che mi seguirà nel dolore neuropatico, sappiamo, abbiamo finalmente capito perché il dolore neuropatico e il dolore osseo, in particolare questo complesso sindromico, a volte che è la tomba dell'oncologo, ma abbiamo capito che l'NGF è fondamentale nel portare avanti questo complesso sindromico, in quanto porta uno sprout di fibre nervose chiamati neuroma-like, che in realtà, quando trattati con il tanezumab che va a legare l'NGF, abbiamo questa diminuzione drammatica e possiamo personalizzare i trattamenti. Tant'è vero che questo ci è servito a capire alla nostra equipe di ricerca che in realtà ci sono circa 12 tipi differenti di breakthrough cancer pain. L'abbiamo capito con algoritmi di intelligenza artificiale, dove, inserendo le caratteristiche dei pazienti in un'interfaccia web, che è questa qui al centro, e combinando questi dati con altri dati clinici, riusciamo a dare il giusto farmaco al giusto dosaggio nel timing giusto, anche con molecole che non sono nuovissime, che sono vecchie, ma vanno utilizzate nel modo giusto, consentendo così un'equità di accesso alle terapie antalgiche a livello nazionale e si spera anche mondiale. E incontri come questi, dove veramente c'è tanta interdisciplinarietà, sono fondamentali per dare delle risposte reali ai nostri pazienti, tenendo l'acceleratore così premuto. Pensiamo dove potremo arrivare nel prossimo futuro. E mi piace concludere, visto che siamo veramente amici, io mi sento un po' la più piccola formica tra tutti voi, ma veramente, se vuoi andare veloce vai da solo, ma se vogliamo andare lontano
per i nostri pazienti, andiamoci insieme e io con questo proverbio africano vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, ma è stata fatta una relazione bellissima, chiarissima e soprattutto molto innovativa. Grazie per questo, poi ti faremo delle domande dopo. Io passerei subito la parola al dottor Ardi Babbuku, perché così finalmente parliamo di quello di cui la dottoressa Armento ci ha accennato, cioè il dolore neuropatico e il dolore osseo. Prego. Grazie, spero che mi diano la possibilità di presentare. Nel momento in cui mi mettono come presentatore. Ecco. Dottore, l'ho reso presentatore. Molto bene. Allora. Perfetto, si vede? Bene. Perfettamente, dottore. Molto bene, ringrazio i colleghi intanto per l'invito, ringrazio la dottoressa Laverde, il dottor Tamburini e il professor Cinieri. Molto interessante, molto bello quello che la collega Armento ha detto precedentemente. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che il mio taglio praticamente non è un taglio sui meccanismi della gestione del dolore neuropatico, ma è un taglio un pochino più pratico su quello che è la valutazione quotidiana dell'attività ambulatoriale che noi facciamo presso i nostri ambulatori di gestione di terapia antalgica e cure palliative. Io sono oncologo e faccio terapia antalgica e cure palliative presso l'Istituto Oncologico qua a Padova. L'argomento che mi è stato dato è stato quello che è la valutazione del trattamento del dolore difficile per quanto riguarda la gestione del dolore osseo e il dolore neuropatico. Allora, ecco, ormai è condiviso da tutti noi che il dolore è un'esperienza, ormai è un elemento biopsicosociale, per cui è un pochino più complesso da quello di un danno percepito o da un effetto del tale danno. E nei nostri ambulatori oncologici, circa il 50% dei pazienti in ogni setting hanno un dolore presente. E nell'ambulatorio l'oncologo vede un paziente su 4 che ha un dolore che va da moderato a severo. Il dolore è causato... Chiedo scusa, ma penso che... sia interrotta la presentazione. È interrotta, prego la regia di... Si è rimpicciolita semplicemente, dottore, perché lei è sempre presentatore. Sì, si vede? Adesso sì. Sì, sì, si era solo rimpicciolita. Okay. Perfetto. Allora, il dolore è causato, come tutti sappiamo, da cancro, da tutti i nostri trattamenti per combattere il cancro, dalle comorbidità e dalle procedure stadiative e ogni tanto dalle procedure diagnostiche. Allora, quali sono i domini del dolore difficile che noi vediamo nel nostro ambulatorio oncologico che ci possono dire che il paziente ha un dolore difficilmente da trattare? L'età giovane, il dolore neuropatico, il breakthrough cancer pain, il distress psicologico, come ha detto precedentemente anche la collega, il coping alterato con l'assunzione dei farmaci, l'alterazione cognitiva e anche l'intensità del dolore. Perché questo? Perché porta a più tempo per controllo stabile del dolore, una dose necessaria maggiore di oppioidi per la gestione e maggiore impegno di adiuvanti. Allora, il dolore neuropatico. Il dolore neuropatico, bisogna riconoscerlo, è un dolore che nasce da un danno, da una lesione sul sistema somatosensoriale, che può nascere al nocicettore, alle vie di conduzione, al talamo, alla corteccia sensoriale. E per rendersi conto che questo esiste, bisogna usare dei criteri per valutare in ambulatorio la presenza di questo dolore. E questi criteri qua sono dei criteri che hanno a che fare con la distribuzione neuroanatomica possibile, con un'anamnesi di una lesione che può causare quel tipo di distribuzione neuroanatomica. Il terzo criterio è quello di presenza di segni positivi e negativi che noi come oncologi dobbiamo andare a cercare nel territorio di innervazione. E il quarto criterio praticamente per questo grading sarebbe quello della conferma di una lesione con test diagnostici. Questo riporta a 3 livelli della possibilità della presenza di questo dolore che noi dobbiamo andare a cercare.
Un dolore possibile, quando ci sono il primo e il secondo criterio, un dolore probabile e un dolore quasi certo, nel caso in cui ci sono tutti e quattro criteri. La distribuzione neuroanatomica per noi è molto importante quando andiamo a vedere questi pazienti nell'ambulatorio quotidiano. Per cui c'è il dolore neuropatico periferico, ma può essere anche un dolore neuropatico centrale, come nei casi del dolore post-ictus, nei casi della compressione midollare o nei casi in cui c'è un problema di sclerosi multipla e alterazioni degenerative con distribuzione del dolore abbastanza tipico. Questi sono i sindromi principali in cui c'è un dolore neuropatico correlato sia al tumore che con il trattamento. Per andare a vedere ogni giorno in ambulatorio quello che ci arriva, bisogna andare a screenare un po' i pazienti per vedere se il dolore neuropatico realmente esiste o no. Il DN4 è uno dei questionari più semplici da usare, basato su quattro domande, su cui esiste una parte soggettiva in cui ci sono tutte le caratteristiche del dolore, dolore bruciante, sensazione di freddo doloroso, scosse elettriche o altri sintomi associati, come il formicolio, punture di spilla, intorbidimento, prurito. È una parte oggettiva che noi come clinici possiamo andare a valutare: ipoestesia al tatto, ipoestesia alla puntura, dolore al sfioramento, della pelle. Nel caso in cui ci sono quattro di questi criteri presenti, il dolore neuropatico è un dolore probabile. Questi livelli di probabilità di dolore ci permettono poi dopo a andare a cercare il modo più adeguato per trattare questo tipo di dolore. Per cui, nel caso in cui non c'è nessuno di questi criteri o non c'è la possibilità di avere un dolore neuropatico, il trattamento con l'opioidi rimane il cardine di questo tipo di trattamento del dolore. Mentre se il dolore è possibile, probabile o definito, l'aggiunta di adiuvanti può migliorare il dolore neuropatico. Cosa dicono le nostre linee guida, la nostra società scientifica e le altre società scientifiche? Dicono che nel caso di scarsa risposta antalgica al trattamento con opioidi in prima linea, la combinazione può dare un giovamento al trattamento del dolore neuropatico e alla gestione del sintomo. La stessa cosa dite anche ESMO e linee guida, associando adiuvanti accuratamente dosati quando gli opioidi da solo non sono sufficienti, può avere un ruolo importante nella gestione del dolore neuropatico. Gli antidepressivi e gli anticonvulsivanti, invece per la NCCN, sono adiuvanti analgesici di prima linea per il trattamento del dolore neuropatico correlato dal cancro, e questi possono essere associati anche con gli opioidi quando il dolore non è adeguatamente controllato. Quali sono i principali adiuvanti che noi dobbiamo conoscere nel nostro ambulatorio oncologico? Non è compito mio a insegnare a nessuno questo, perché lo sapete molto meglio, ma ci sono gli antidepressivi triciclici che dobbiamo usarli nel nostro quotidiano. Allora, amitriptilina, imipramina, nortriptilina e desimipramina sono i quattro principali. La dose iniziale deve essere una dose bassa, che deve essere aumentata in maniera graduale per non avere un withdrawal nei pazienti che usano questo tipo di farmaci, che non sono privi di effetti collaterali, per cui gli effetti finali. Per il trattamento del dolore difficile è consigliabile l'invio presso gli ambulatori dedicati di terapia del dolore e cure palliative, ove questi sono disponibili. E con questo vi ringrazio e concludo la mia presentazione. Grazie, grazie Ardi, e complimenti per la tua presentazione. Avevi un mondo estremamente vasto di cui parlarci, quindi grazie per la bellissima presentazione. Darei la parola alla dottoressa Di Pamonti per l'ultima presentazione, quella sulla gestione degli effetti collaterali, e poi apriremo la discussione. Sì, buonasera a tutti. Scusate, ho un internet che non funziona benissimo. Sono oncologa e farmacologa, ho smesso di lavorare dopo 40 anni all'Istituto di Milano il 31 dicembre dell'anno scorso, e dal 1 gennaio sono professore di medicina palliativa all'Università degli Studi di Brescia, dove faccio ricerca e didattica. Vi devo dire che spero di riuscire a passare la... non ricordo come passare la slide, ok? Questi sono gli effetti collaterali degli opioidi, sono i principali effetti collaterali degli opioidi, periferici, centrali, cutanei, endocrini, ma
Vi devo dire la verità, che mentre preparavo questa relazione, io non so se si riesce a vedere bene questa diapositiva, se come la vedo io non si vede niente. Si vede bene. Ah, perfetto, perfetto, grazie. Quello che mi veniva voglia di fare era dimostrarvi soltanto questa diapositiva, perché tutto il mondo della terapia del dolore e della gestione degli effetti collaterali si basa su una valutazione del paziente che deve essere quella che ci fa veramente stare con lui la maggior parte del tempo. Perché vi dico questo? Perché secondo me molti effetti collaterali li procuriamo noi per noncuranza, perché non ascoltiamo bene il paziente. Per esempio, il paziente ci riferisce dolore, ma noi valutiamo subito che tipo di dolore, dove ha il dolore, da quanto tempo ha il dolore, che tipo di farmaci sta facendo per il dolore, quanto ha di ansia, quanto ha di depressione, quanto dorme la notte, perché se durante la notte il paziente non dorme, certamente ha sonnolenza durante il giorno, e questa sonnolenza durante il giorno deve essere differenziata dalla sonnolenza che noi pensiamo sia causata dai farmaci oppioidi che gli diamo. Quanto è stanco il paziente, quanto si nutre il paziente, quante difficoltà ha a respirare il paziente, ma siamo certi che il dolore che lui ci riferisce è un dolore solo fisico, e siamo certi che gli effetti collaterali siano effetti collaterali legati ai farmaci analgesici? Quanto c'è di dolore spirituale? Guardate che questa non è una sciocchezza. I dati della letteratura parlano molto chiaro su questo fatto. Il paziente non ci riesce a dire a noi che lui sta male, ma non perché è depresso e ansioso, anche per quello, ma perché ha un disagio dentro di cui non sa con chi parlare. E questo gli causa sofferenza, e allora per lui è molto più facile sbarrare la scala numerica sul dolore piuttosto che dirci che forse ha bisogno di parlare con qualcuno anche per questo. Quanto è seria la preoccupazione finanziaria in un paziente che spesso fa viaggi per essere curato per il suo tumore? Quanto è preoccupante questo ai fini di una buona valutazione del dolore, dell'efficacia delle terapie e degli effetti collaterali? Noi abbiamo scoperto che molti pazienti non comprano i lassativi, perché i lassativi costano. E allora noi dobbiamo considerare che questa valutazione del problema finanziario, noi dobbiamo farlo, se noi vogliamo capire bene la sofferenza del paziente, che poi lui ce la tradurrà come dolore nella prima riga, se vogliamo capire veramente che tipo di bisogni ha questo paziente, oltre ad avere la stitichezza, la nausea, che noi sappiamo che avrà, e che avrà la stitichezza, ce l'avrà sempre, legata alle terapie farmacologiche. L'ultimo punto è l'isolamento. Guardate che i dati della letteratura sono molto chiari, pensate che in alcuni paesi del mondo ci sono ministeri che si occupano dell'isolamento dei pazienti. L'isolamento sociale, l'isolamento e la solitudine, che è una sensazione emotiva che ci può essere anche in presenza di tutta la famiglia, tutte le persone, agisce tantissimo sul dolore. E vedrete che nel prossimo futuro di questo si parlerà. Intanto sta per uscire una consensus conference e una position paper dell'ESMO proprio sulla financial toxicity, e sarà importante rilevare da parte nostra questo. Quindi, prima di pensare a quanta nausea ha, abbiamo bisogno di capire se la nausea che ha è data dai farmaci che noi diamo, è data da un tutt'altro tipo di problemi, è data da una mancanza di idratazione, per esempio. Ma quanto spesso noi facciamo la titolazione farmacologica che ci permetterebbe di arrivare a dare giorno per giorno la quantità di farmaco che serve al paziente, modulando questa quantità fino a tailor, a fare una terapia personalizzata, come un cappotto, un tailleur che il paziente indossa ed è suo,
non è di nessun altro. Quindi quanto vediamo, quanta funzionalità renale c'è, la idratazione, il tipo di dolore, l'autonomia funzionale, il contesto familiare, quanti farmaci sta facendo oltre alla terapia del dolore, oltre agli oppioidi che noi abbiamo prescritto. Ma siamo sicuri che tutte le volte che aumentiamo l'oppioide sia giusto per il paziente? Voi sapete benissimo che io non ho niente contro gli oppioidi, penso di essere stata fra i molti terapisti del dolore che hanno prescritto e prescrivono quantità e rilevanti di oppioidi, ma non è che noi incrementiamo l'oppioide appena il paziente che ci dice che ha più dolore, senza capire se veramente è l'oppioide ad aumentare o ha bisogno di parlare della sua depressione, della sua ansia, delle sue paure. La titolazione farmacologica non la fa nessuno. Quindi come facciamo a dare la giusta dose al paziente che gli previene anche gli effetti collaterali? Poi gli oppioidi forti. Oppioidi forti subito o meglio fare gli oppioidi deboli? Ragazzi, qui c'è un problema non irrilevante. Ci sono oppioidi deboli che hanno una serie di effetti di metaboliti attivi notevoli, che sono attivi. La codeina c'ha 6 metaboliti attivi, perché si deve trasformare a morfina, quindi c'ha i metaboliti della codeina, della morfina e la normorfina. Ed è un farmaco che, se dato a un paziente anziano che non beve o ha una minima insufficienza renale, ha effetti collaterali enormi rispetto al valore della codeina. Quindi queste cose vanno assolutamente valutate. Ne ha parlato la dottoressa Armento prima. Una possibilità è quella di saltare il secondo scalino terapeutico, e questo l'abbiamo visto, perché questo ha provocato un miglioramento, una riduzione dei sintomi, degli effetti collaterali, un miglioramento del valore globale dell'ESAS, quindi non soltanto il dolore, ma anche tutti gli altri effetti. Vi invito a leggere questo lavoro uscito da qualche tempo, sempre della Mary Fellow, dove hanno fatto uno switching al terzo scalino, facendo primo tramadolo, terzo scalino, oppure il salto del tramadolo. Tramadolo che poi hanno scoperto che è tra i farmaci più costosi dei paesi in via di sviluppo ed è quello più utilizzato. Per quanto riguarda l'analgesia, diciamo che non c'era una differenza fra salto o non salto del secondo scalino, ma molti pazienti passavano precocemente al terzo scalino, pur essendo in terapia con tramadolo. Vi invito a leggerlo perché non era di mia pertinenza parlarvi di questo. Gli adiuvanti, ma gli adiuvanti quando è che devono essere dati? C'è spesso il concetto che un farmaco più un altro, più quell'altro facciano tanto bene al paziente. Non è così. Un farmaco deve essere dato fino a quando la tolleranza la tollerabilità verso questo farmaco è buona. E poi si aggiungono gli altri farmaci. Non è vero che il dolore neuropatico non si tratta con gli oppioidi, o legata al fatto che non li diamo bene. Cioè, in un paziente che non ha un'adeguata valutazione del dolore e di tutta la sua sofferenza, l'incremento continuo degli oppioidi può dare addirittura, e lo sappiamo bene, iperalgesia e altri problemi. E ancora una volta, nel paziente anziano, nel paziente disidratato, sono un pericolo gli oppioidi, perché vedete, l'unico vero sicuro oppioide senza metaboliti attivi è il metadone, di cui tutti parlano, ma in Italia lo usano in 3 persone, in 300 viene usato in Italia. Questo per darvi un'idea di quanto potremmo evitare certi effetti collaterali se avessimo il coraggio di utilizzare i farmaci i giusti. Possiamo avere iperalgesia, possiamo avere allodinia, sicuramente sono anche dosi correlate. L'aloperidolo è considerato un farmaco per le allucinazioni e per il delirio. Va ridotta, se possibile, la dose di oppioide. Della depressione respiratoria, che sappiamo benissimo che non è un problema. Io ho letto della depressione respiratoria per errori di somministrazione di morfina intratecale, perché quando non veniva utilizzata una dose
di conversione adeguata c'era la depressione respiratoria. È importante avere, sapere come diluire il naloxone, una fiala da 0,4 mg in 10 ml di soluzione fisiologica e poi somministrare da 0,5 a 1 ml sotto cute o per via intravenosa ogni 1-2 minuti. Perché? Perché il naloxone ha un'emivita di pochissimi minuti, per cui può avere dei problemi. Gli effetti collaterali più frequenti sono sicuramente la stitichezza. Allora, ci sono delle misure generali che ci dicono incrementate i liquidi, stimolate la mobilizzazione, ma per poter muovere il paziente non deve avere dolore. Quindi bisogna lavorare in questo senso. E poi abbiamo un approccio, diciamo, terapeutico con lassativi osmotici, con lassativi emollienti, con lassativi stimolanti e con lassativi che hanno un effetto proprio di bulking per questi pazienti. Sono stati studiati i Pamora, gli ultimi lassativi, ci sono pochissimi studi nel paziente con tumore, diciamo che quelli più utilizzati sono, ci sono 8 studi randomizzati su 1022 pazienti affetti da cancro, il metilnaltrexone, il naloxone più ossicodone e l'analdemide. Allora, ma come dobbiamo, questa è un'altra sistematica review del 2021, 2 studi su pazienti oncologici rispetto a tutto il resto. Dobbiamo pensare, questa è una, diciamo, una valutazione dei possibili farmaci per l'opioid induced constipation che vanno da derivati dell'altrexone al naloxone associato più o meno all'ossicodone, eccetera. Sono tutte cose che volete, che potete studiare benissimo. A me interessa vedere il paziente nella sua globalità e darvi un metodo di valutazione e di prevenzione eventualmente degli effetti collaterali. Quindi prima di pensare di utilizzare i nuovi farmaci Pamora, il paziente deve però essere sottoposto a farmaci diciamo antistipsi di uso comune. Questa è la mia conclusione, ricordando a voi che siete persone che ci ascoltano, giovani, che se non partiamo col piede giusto, con la valutazione del paziente, noi rischiamo di fargli venire gli effetti collaterali e poi dopo dobbiamo curarli con altri farmaci che sicuramente gli procureranno qualcos'altro. Vi ringrazio per l'attenzione, scusate se ho sforato il tempo. Bene, abbiamo ancora qualche dubbio. Grazie Carla, è sempre un piacere ascoltarti e particolarmente illuminante per noi oncologi badilanti della quotidianità. Aprirei la discussione e prego se qualcuno vuol fare una domanda tra appunto le persone che assistono. Grazie, io ti chiedo subito, ma voi fate i test genetici ai pazienti nella pratica clinica? Dimmi di no, ti prego. Magari potessimo, ancora siamo lontani, però insomma, se per la DPD ci abbiamo impiegato circa 15 anni nel tumore del colon, io però spero di impiegarci molto meno per i test genetici nel trattamento dei pazienti con cancer pain, che sono purtroppo veramente la maggior parte dei pazienti che incontriamo, no purtroppo Nicla. Io avrei una domanda per approfittare della presenza della professoressa Ripamonti, avrei una domanda, visto che se ne sta parlando tanto, posso Nicla? Devi, puoi. Si sta parlando ultimamente dei Pamora, che già fanno tanto fatica ad essere utilizzati nell'OIC, dei Pamora nella pratica di prevenzione o trattamento della nausea e vomito indotto da opioidi, suffragata dal concetto che i recettori Mu sono anche a livello esofageo, per cui probabilmente avrebbero un razionale. Volevo sapere che cosa ne pensa. Ma secondo me la nausea e il vomito deriva più dallo stomaco che dalla faringe, per cui se non agiscono lì dubito che possano essere efficaci, però vediamo un po' la letteratura, perché guarda, bisogna stare molto attenti alla letteratura.
Io ti ho ascoltato con molto interesse, ho visto questa tua grande partecipazione per i cannabinoidi e vado a rileggermi bene la Cochrane che ho appena letto, appena uscita, dice che non servono a niente. Allora, poi esce un articolo sul JCO che dice che nel dolore neuropatico, questo è recentissimo, rispetto al placebo riducono la sensazione di bruciore e di formicolio. Allora, tu capisci che bisogna veramente stare attenti a quello che leggiamo, capire bene quello che vogliamo fare, fare degli studi anche che abbiano un senso, che abbiano anche un'equità, diciamo, anche da un punto di vista economico, perché se la nausea e il vomito la possiamo prevenire con una buona titolazione farmacologica, forse altri farmaci non sono necessari. Invece per i pochi pazienti che avranno un problema di questo tipo, sicuramente lo studio di nuovi farmaci, magari da paragonare alla metoclopramide, potrebbero essere interessanti. Quindi attenzione, dobbiamo stare molto attenti e fare dei lavori ben fatti, insieme, con onestà, con... pensando veramente al paziente, guardando quella figura che io ho mostrato per primo, vi avrei mostrato soltanto quella. Grazie. Mi faccio portavoce di cosa è stato scritto nella chat pubblica, Giuseppe Lupo per la dottoressa Armento, e sono convinto che dal punto di vista genetico ci siano pazienti rispondere ed altri no. Credo che questa sia la strada giusta per ottimizzare il trattamento del dolore. Non so se Grazia vuole commentare questo, che già di per sé era un commento. Eh beh sì, diciamo che suffraga la speranza e la luce che vediamo in fondo al tunnel dei test genetici, in realtà, che poi in realtà la farmacogenetica ci aiuta veramente nel trattamento di tutti i pazienti, non solo nei pazienti con dolore oncologico. Certo. E un'altra domanda che viene fatta invece qui a chi vuole rispondere del nostro panel sulla prescrivibilità dei cannabinoidi ambulatoriali. Con i cannabinoidi hai stuzzicato gli appetiti degli oncologi, evidentemente. Qui non voglio arrabbiare nessuno, in realtà la Cochrane di cui parlava la professoressa Ripamonti, l'ho letta anch'io. In realtà il problema emerge dalla Cochrane è proprio il fatto che ne sconsiglia l'utilizzo insieme alle linee guida MASC, ma proprio per l'assenza di letteratura e di studi clinici ben disegnati. Quindi in realtà non è che non sono efficaci, ma in realtà probabilmente gli studi clinici dovrebbero essere disegnati in modo adeguato, altrimenti la letteratura rimarrà sempre indietro. E quindi, per rispondere alla dottoressa Bagozzi, assolutamente sì, cominciamo probabilmente a prescriverli, come diceva la professoressa, abbiate il coraggio di prescrivere, così come il metadone, che tutti ne parlano e alla fine nessuno lo utilizza, probabilmente varrebbe la pena anche pensare di prescrivere i cannabinoidi un po' su tutta la scala e non relegarli come un unico farmaco, come un farmaco. Ecco, vorrei aggiungere una cosa su questa, la prescrizione dei cannabinoidi. Allora, diverse regioni hanno le piattaforme prescrittive che permettono non solo la gestione della prescrizione, ma anche la rimborsabilità del sistema sanitario per i cannabinoidi, cosa che normalmente si può fare nel Veneto. È difficile dare una reale indicazione in base a quello che sappiamo per il momento su quanto e come mettere il cannabinoide e soprattutto su quale scegliere fra tutte quelle che sono le formulazioni che esistono in commercio, sia nel rapporto tra CBD e THC, sia nella gestione degli effetti collaterali, perché anche i cannabinoidi non sono scevri dagli effetti collaterali. E su quella plurifarmacologia che noi abbiamo, sull'uso di opioidi, su titolazione degli opioidi, su cui sono d'accordissimo con la professoressa Ripamonti, che pochi di noi realmente fanno, sull'aumento del dosaggio di opioidi che va fatto in una maniera adeguata e presso ambulatori dedicati, e soprattutto sulla capacità di gestire e seguire il paziente quotidianamente, dando la disponibilità per gestire quello che è l'effetto che nasce dalle nostre terapie, sia come opioidi che come adiuvanti, anche in questo caso con l'aggiunta anche dei cannabinoidi.
C'è un'altra domanda della platea. Nicla, leggo io faccio da lettore. Leggi tu perché ho un problema di connessione, quindi non riesco a leggere. E Maria Grazia ci chiede se c'è qualche spazio nel trattamento del dolore oncologico per l'oncologia integrata. Si riferisce in particolare ad agopuntura, meditazione o altre tecniche di medicina integrata. Chi vuole rispondere a questa domanda difficilissima? La dottoressa Armento. In realtà, diciamo, facendo una carrellata rapidissima di tutti gli abstract ASCO degli ultimi 3-4 anni, purtroppo o per fortuna, in risposta all'opioid crisis che purtroppo sta dilagando negli Stati Uniti, in realtà la maggior parte degli abstract arrivati nel cancer pain quest'anno, ma come negli altri anni, si riferiscono quasi tutti a tecniche alternative, in particolar modo, rispondendo a Maria Grazia, agopuntura soprattutto retraauricolare, che sta facendo proprio il boom negli Stati Uniti, ovviamente integrandola con altre tecniche. Io mi ricordo un Alexio Magistralis, motivo per il quale mi appassionai alla terapia del dolore della professoressa Ripamonti, in cui ricordo che somministrava i trattamenti antiblastici con la musicoterapia. Mi è rimasta impressa questa fotografia che presentò, e che in qualche modo va ad agire su dei meccanismi collaterali che non, da soli sul cur non possono essere utilizzati, ma probabilmente le tecniche alternative avranno un grandissimo spazio nel cancer pain, e quest'anno l'ASCO ce l'ha anche dimostrato, insomma. Io però non ho mai pubblicato che con la musicoterapia stavano meglio rispetto a non la musicoterapia, però sicuramente è una cosa piacevole, i pazienti la gradivano, però per me, cioè, finché non capisco che è meglio del placebo, è sempre una cosa di gradimento, ma così. Bene, se vi posso fare una domanda anche io, vi volevo chiedere, siccome avete toccato tutti l'argomento dell'alta prevalenza del dolore, no? E siccome io credo che negli ultimi anni di farmaci nuovi e di sensibilizzazione del mondo oncologico sulla terapia del dolore si sia fatto un grosso sforzo in Italia, soprattutto l'Associazione Italiana di Oncology Medici, allora vi volevo chiedere, secondo voi, dov'è il bias del motivo per cui ancora la prevalenza del dolore è così alta? È un bias dovuto all'efficacia dei trattamenti, alle nostre conoscenze? È un bias dovuto ai percorsi, che ne so, l'hospice che è lontano dall'ospedale, quindi questo palliativista che spesso è conosciuto per gli oncologi, o è un bias, come accennava la professoressa Ripamonti, dovuta alla nostra incapacità di dare risposte circa il dolore sociale e spirituale, e quindi facciamo prima dare la compressina di morfina o una combinazione di queste tre cose? Non so chi mi vuole dare una risposta o la propria opinione, perché non so se ci sarà una risposta. Io do la mia opinione. Secondo me i farmaci hanno un ruolo essenziale. Noi in Italia abbiamo tutti i farmaci di cui abbiamo bisogno, forse ci manca l'idromorfone parenterale, perché in alcuni pazienti che hanno delle pompe a infusione sottocutanea di morfina, avere un oppioide che è 5-7 volte più potente della morfina vuol dire anche impiegarci molto meno a preparare una pompa siringa. Questa è una cosa banale, ma non è tanto banale nel contesto in cui ci troviamo adesso. Secondo me dobbiamo usare tutto, assolutamente i farmaci analgesici, ma dobbiamo imparare a darli meglio, ascoltando il paziente, nel senso che prima di dare e di aumentare un farmaco analgesico, io ho bisogno di capire bene che tipo di dolore, che altra sofferenza, e così pure devo titolare il dosaggio del farmaco, altrimenti rischio di dargliene di più di quello che lui ha bisogno. Era la mia... Grazie professoressa. Non so se la dottoressa Armento o Ardi vogliono aggiungere qualcosa, no? Dopo che parla. L'unica cosa che aggiungerei velocemente è: forse servono più ambulatori dedicati con personale formato, perché l'oncologo medico è molto occupato a gestire il paziente per la sua patologia oncologica. E il tempo che può dedicare al sintomo dolore non è pari al tempo che può dedicare alla gestione delle problematiche oncologiche che il paziente ha nell'ambulatorio, almeno per quanto riguarda la gestione presso il nostro istituto. Quello che vedo
è che l'ambulatorio è dedicato con delle persone che dedicano il loro tempo alla gestione dei pazienti, ha migliorato un po' l'outcome nella gestione del dolore presso l'istituto. Non so se è condiviso questo dagli altri colleghi, ma... Sì, io condivido. Assolutamente. Anche io penso che questo può essere forse il proprio il take home message di questa bellissima di questo bellissimo webinar di questo pomeriggio. Forse è proprio questo il punto, diciamo, perché al di là della terapia farmacologica e non farmacologica, il tema è la dedicazione, che sicuramente, diciamo, non per mancanza di cultura, ma forse per mancanza di tempo, forse per mancanza di professionisti, insomma, siamo in shortage di medici. Le persone dedicate a questo settore, che comunque abbiamo, cioè il tema della terapia del dolore è un tema molto ampio, molto complesso e che richiede comunque delle conoscenze. Io sono un oncologo medico, vi ho ascoltato con grandissimo interesse e veramente, diciamo, più vi ascolto più dico quanto sono ignorante, quindi con molta serenità. E questo vuol dire che se gestisco io la mia terapia del dolore, della terapia del dolore del mio paziente, della mia paziente, probabilmente non saprò fare il lavoro sapiente che i palliativisti dedicati a questo fanno nel mio ospedale, insomma. Quindi penso che possiamo chiudere, perché siamo già un po' in ritardo, proprio con questo messaggio finale, cioè ognuno fa il suo lavoro e sicuramente, come dire, l'investimento, che purtroppo non dipende sicuramente da noi professionisti, ma probabilmente da chi organizza i nostri ospedali in ambito appunto di terapia del dolore, è un investimento che sicuramente a buon rendere, insomma, ecco. Quindi io saluto ciascuno di voi, lascio la parola ad Emiliano per chiudere. Grazie Nicla, io ringrazio i nostri relatori, hanno fatto tre bellissime relazioni e ci hanno anche aiutato ad approfondire alcuni temi. Ringraziamo IOM per aver affrontato il tema del dolore, speriamo di vederci prossimamente per aggiornare questo tema, e grazie a tutti quelli che sono stati quest'oretta con noi. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti.